ragazze, vi ritrovate su Angela Biotrucco. Oggi prepareremo insieme un impacco pre-shampoo per i capelli. Si tratta di un impacco nutriente, quindi se avete i capelli grassi chiudete questo video e non guardatelo perché non fa per voi. Si tratta di un impacco appunto specifico per capelli secchi e molto secchi o anche per chi ha la cute secca. Quindi questo impacco prevede tre ingredienti che possono essere facilmente reperibili al supermercato. Il primo è l'olio extravergine di oliva, preferibilmente biologico. L'olio d'oliva è l'unico olio in grado di essere assorbito completamente dalla struttura capillifera senza l'aggiunta di acqua o di un gel a base di acqua. Quindi quest'olio lo andremo ad addizionare al cacao. Il cacao è particolarmente nutriente per il capello, ma possiede anche tanti minerali quali il ferro, lo zinco e il rame. Quindi va a rimineralizzare la struttura del capello. Inoltre aggiungeremo il miele. Il miele ha un pH acido, quindi va a ristabilire quello che è il pH del capello, ma anche delle proprietà ammorbidenti per il capello. Infatti quando io addiziono il miele a un impacco per i capelli noto che i capelli sono molto più morbidi. Una cosa che voglio ricordarvi è che il miele, se addizionato ad acqua, in questo caso non aggiungeremo acqua, rilascia una sostanza che va a schiarire il capello. Quindi, poiché non vogliamo un effetto schiarente, almeno io non lo voglio, non addizionerò acqua a questo impacco. Lo faremo, diciamo, a secco, tanto l'olio d'oliva può essere assorbito completamente. Questi ingredienti non sono da sostituire, non si possono sostituire se vogliamo ottenere questo tipo di risultato. Ragazze, sarà molto difficile risciacquarlo se eccederete con le dosi. Quelle che ho messo io dosi sono rapportate alla lunghezza dei miei capelli. Se avete capelli più corti, dimezzate le dosi, cioè diminuitele, perché altrimenti verrà un impacco troppo nutriente e grasso. Quindi quando andrete a lavare i capelli verrà un po' difficile risciacquarli. Vi consiglio di utilizzare uno shampoo piuttosto sgrassante, ma che sia allo stesso tempo delicato. Io in questi casi utilizzo uno shampoo della Saponaria, che sono piuttosto appunto sgrassanti. Gli altri shampoo bio li trovo molto delicati per poter risciacquare questa tipologia di impacco. Io lo effettuo una volta al mese, non di più, non più spesso, perché il capello poi diventa troppo pesante, grasso, non risulta più bello, leggero. Quindi non eccedere appunto con l'applicazione di questo tipo di impacco. Andiamo alla preparazione di questo impacco. Va tenuto in posa un'ora e poi va risciacquato con lo shampoo. Quindi con questo concludo con la mia presentazione e vi lascio al video tutorial. In un bicchiere di vetro ho aggiunto 2 cucchiaini da tè di olio extravergine di oliva. Poi ho messo un cucchiaino di miele biologico. Li ho mescolati insieme e ho aggiunto un cucchiaino di cacao amaro. Ho mescolato e ottenuto questa pappetta che ho applicato sulle lunghezze dei capelli e sulle punte. Ho evitato la cute perché non ce l'ho secca. Ho raccolto i capelli in uno chignon sopra la testa, fermandolo con un elastico Invisibubble. A questo punto ho tenuto in posa per un'ora, dopodiché ho fatto lo shampoo. Ragazze, spero che questo video vi sia stato utile. Se preparate questa ricettina homemade, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Anche se voi avete una ricetta alternativa alla mia, che sia nutriente per i capelli, scrivetemelo perché sono molto curiosa. Ci vediamo alla prossima su Angela Biotrucco. Ciao!